Eccoci qua per questa giornata di campionato con Daniele Sciglio dopo la partita Maccabi AC Picchia, partita che vi qualifica. E sentiamo un po' di confusione in campo perché Maccabi naturalmente è uscito, quindi un pochino di nervosismo c'è. Una partita che comunque è stata molto difficile nonostante il risultato finale di 7-5. Avete segnato il 7-5 alla fine, l'avete chiuso alla fine, ma soprattutto nel primo tempo abbiamo visto che loro hanno giocato bene e vi hanno messo in difficoltà. Il primo tempo è chiuso sul 3-2. Sì, è stata una bella partita, molto combattuta, gli avversari molto bravi, ci siamo divertiti, peccato per questo nervosismo nel finale. All'inizio loro stavano giocando meglio, noi ancora ci dovevamo assestare in campo, poi con qualche decisione arbitrale un po' a favore degli avversari, perché a mio modo di vedere quel tiro libero non esisteva. Comunque sono andati in vantaggio col tiro libero, fortunatamente nella ripresa abbiamo ripreso la partita e abbiamo giocato bene da squadra e sono soddisfatto per questa qualificazione. Ecco, forse la chiave della vostra squadra è stato da quando c'è stato l'innesto di Uzi, che abbiamo visto che fa assist, gol, tanta quantità, tanta quantità. Assolutamente, Salvo ma anche Danilo sono due ottimi giocatori, giocano bene per la squadra, passano la palla, segnano, fanno assist, corrono, di più non potevo desiderare. Forse avendo avuto loro dall'inizio del campionato magari potevamo ambire a qualche posizione superiore, però ce la giochiamo con tutti e speriamo di proseguire nel migliore dei modi. Ecco, parliamo del campionato. Siete adesso tra il terzo e il quarto posto, addirittura anche vicino al secondo, dipende cosa succederà adesso dopo nella partita tra le due prime. E cosa pensi di fare in questo torneo? Ma guarda, noi se siamo al completo ce la possiamo giocare con chiunque. Abbiamo visto, abbiamo battuto i primi in classifica, con i secondi abbiamo perso negli ultimi minuti, quindi con la squadra al completo spero di poter competere per le prime posizioni, si spera. Poi ci vuole anche sempre un po' di testa e anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. Ok, bravo capitano, ti ringraziamo. Grazie a voi. E buona serata. Grazie. La Serie Alfa Sport è tutto, grazie.